Amici recenziani, ben ritrovati sul canale. Vi chiedo scusa se queste ultime 2 settimane sono state vuote e non c'è stato nulla in programmazione, ma chi mi segue sul vlog che ho iniziato a girare sa che purtroppo non è stato un periodo semplice. Vi lascio comunque un riferimento qui sopra dove si capisce il motivo principale per il quale non sono stato presente. Ma è tempo di fare ritorno e lo facciamo tornando in una galassia lontana lontana. Iniziamo. Prima di iniziare a parlare di Star Wars, ho una piccola notizia. Una notizia che già ho dato online sulla pagina di Facebook, ma che di sicuro avrete letto altrove. Il ministro Franceschini, assieme a tutte le sigle che hanno partecipato per rendere possibile il Cinema Today, ha prorogato questa iniziativa per altri 3 mesi. Quindi marzo, aprile e maggio avremo ancora il Cinema Today disponibile al cinema, i film a 2 euro. Detto questo, è il momento di calarci in una nuova storia di Star Wars, nuova non tanto, perché quella che apre il ciclo che poi è divenuto della Legend, pubblicata dalla Panini a partire dal 2012. È una storia che è divisa in 5 volumi e che io ho raggruppato così per non perderla, del costo di 3,50 euro a fascicolo. Fascicoli che sono spillati. La storia si intitola Darth Vader e lo Squadrone Perduto. Questa storia è ambientata 19 anni dopo la battaglia di Yavin. E anche se sono passati tutti quegli anni dalla morte di Padme, Anakin, o meglio Darth Vader, come qui viene chiamato, continua ad avere dei sogni che si trasformano poi in incubi sulla morte, anzi sulla relazione che avrebbe potuto avere con la moglie Padme. Nel frattempo, lui è costretto a vivere una serie di automazioni, così possiamo dire, che si sviluppano nella sua giornata, nella sua vita, che sono tra le altre cose, ad esempio, il controllo perenne alle protesi che compongono ormai il suo corpo. Viene poi convocato dall'imperatore che gli presenta il Grand Moff Tarkin e gli viene quindi affidata una missione. La missione è quella di andare a recuperare un generale molto legato a Tarkin, che con il suo squadrone, col suo Star Destroyer, è scomparso ed è quindi necessario recuperarlo. Gli ultimi segni di vita di questo ammiraglio sono stati rintracciati nella nebulosa Fantasma, dove appunto Fener, assieme alla 501esima legione, è incaricato di raggiungere. E il primo scontro che si ha in questa storia viene interrotto per l'arrivo, anzi a causa dell'arrivo, di una donna. Una donna che è vestita di bianco e che sembra tanto Leila nel primo film che abbiamo visto di Guerre Stellari, quando lascia la missione e i piani della Morte Nera a R2-D2. Probabilmente quindi si voleva ricreare un po' questo senso nostalgico e di legame con la storia originale e questo personaggio viene così introdotto. Particolarissimo personaggio perché è una sacerdotessa, la sacerdotessa del pianeta di Atoa, dove in pratica vengono venerati ben 29 dei. Nel secondo volume, Fener lega con questa sacerdotessa che promette di collaborare con Fener se in cambio riceverà il governo e il regno di tutta la nebulosa. Continuano poi i sogni di Anakin, di Fener, che in un certo senso continuano a marciare e a calcare quella che è la sua sofferenza per la perdita di Padme. Viene quindi raggiunto lo Star Destroyer che si era smarrito e vi è un altro combattimento, questa volta spaziale. Quindi abbiamo detto che si apre questa missione a braccetto tra Fener e la sacerdotessa di Atoa. Però questa missione è sempre segnata dai diktat dell'imperatore, che vuole sempre più stendere il suo braccio e la sua ombra sul suo fidato cane Tarkin. Questa missione quindi ha un cambiamento, una trasformazione, perché dovrebbe diventare un battesimo del fuoco tramite il quale
Tarkin sarà ormai costretto a servire il Signore Oscuro, perché segnerà il definitivo odio di Tarkin nei confronti dell'Alleanza. Nel terzo volume, Fëanor è ormai pronto ad attuare il suo piano, assieme alla 501ª legione comandata dal capitano Shale. Però il destino dell'ammiraglio scomparso dello Star Destroyer ancora in cerca si infittisce, perché in realtà un destino molto nebuloso, una realtà, una verità molto nebulose, e sono proprio questi tasselli mancanti che costringono Fëanor a cascare in una trappola. Anche in questo capitolo Fëanor la fa da padrone, calcando ogni scena con tutta la sua austerità e potenza, e viene quindi appunto perennemente messo in pericolo. Nel quarto volume nuovamente vediamo che i sottoposti di Fëanor pensano di poter comandare al posto suo, avere un peso nelle decisioni, soprattutto nei risultati tramite i quali sperano essere visti in maniera diversa dall'imperatore, magari essere omaggiati da lui. Questa quindi è la speranza di ogni sottoposto, che in un certo senso compete con Fëanor. Però i piani del Sith e del suo apprendista sono molto differenti da quelle che sono le speranze di questi uomini, e quindi, dopo l'ennesimo sabotaggio, Fëanor è costretto a un'altra ricerca, una ricerca che lo porterà a comprendere che vi sono due figure che lo stanno manipolando, che in realtà stanno manipolando l'intera missione. Nel frattempo, i sogni di Fëanor continuano e continuano a mischiarsi e intrecciarsi con la realtà. Addirittura lo avvertono dei pericoli, lo custodiscono, lo proteggono, quasi come se la forza, se veramente si tratta di sogni provenienti dalla forza, lo avvertono dei pericoli imminenti, come se fossero angeli custodi. Ovviamente Fëanor è un Sith molto preparato, però la sua debolezza, appunto Padmé, lo rende anche vulnerabile, e questi sogni diventano un po' come in Harry Potter, i sogni che gli manda Voldemort, mettiamola così, questo parallelismo mi mancava. Questi sogni diventano quasi una trappola per lui. Nel quinto volume, quindi, sopraffatto dal dolore per Padmé, riesce a scappare dall'ennesimo pericolo, e nel pieno di un'allucinazione mette KO una delle figure che è in combutta contro di lui. Tutto questo scatena una serie di eventi che porterà Fëanor faccia a faccia con la realtà dei fatti, e ovviamente con le epilogo di questi eventi che lo portano a passare dalla realtà all'onirico, fino a scoprire quindi quelli che sono gli attori, le marionette e le verità dietro tutta questa storia. Ovviamente non posso raccontarvi tutto, perché sennò perderebbe il gusto di questa lettura. A differenza delle altre storie, qui per la prima volta Fëanor non scontenta l'imperatore. Anzi, il risultato di questa missione lo rende molto contento, perché in realtà lui ha raggiunto il suo scopo. La storia che è scritta da Aidan Blackman è diversa da quelle che ho letto in precedenza, anche se ha gli stessi principi e le stesse dinamiche. Troviamo quindi come protagonista Fëanor, che ha una missione e che vuole a tutti i costi far comprendere al suo maestro che non è più un apprendista, che è capace, quindi è degno di fiducia. Gli vengono però sempre accostati degli ufficiali incompetenti, che però hanno desiderio di sopraffare e di crescere nella carriera. Fëanor quindi è sempre più oppresso dal dolore per la perdita di Padmé, e l'unico modo che ha per dimenticare questo dolore è continuare ad alimentarlo, andando quindi in una specie di contrappasso, continuando quindi a uccidere e a portare morte, avvicinandosi quindi sempre più al lato oscuro. Quello che in questa storia ha continuato a non piacermi è la figura di questa sacerdotessa di Atoa, che io trovo completamente fuori luogo. Sembra più un personaggio adatto a una puntata di Stargate che a una puntata, a una storia di Star Wars. Perché in Stargate funziona molto su credenze, miti, fedi diverse per ogni pianeta. Qui in realtà non abbiamo, tramite i film, tutta questa fede, queste miti e queste credenze. Nei fumetti invece è l'esatto opposto. Ogni pianeta, come nel film, ha uno scopo. Ad esempio Mustafar è completamente lavico. Il pianeta dove è nato Anakin, non riesco a ricordare il nome, è completamente desertico. La luna di Endor è completamente boscosa. Quindi in questo caso questo pianeta è il pianeta di questa fede. C'è questa fede, ci sono queste sacerdotesse. Ma il fatto stesso che sia vestita completamente di bianco e che ricordi
la principessa Leila mi dà un po' sui nervi, perché è un raccontare nuovo usando sempre stratagemmi e strumenti vecchi. Abbiamo le matite di Rick Leonardi, le chine di Daniel Green e i colori di West Zoba. Questo trio ha prodotto disegni esaltanti, dinamici e alle volte, anche se con un tratto molto semplice, dipingono scene ben particolareggiate e dettagliate, che sono molto comunicative e descrittive e rievocano, tramite l'uso della gabbia della tavola, anche inquadrature e pose che sono molto cinematografiche. Le esplosioni e il Che movimento. vengono qui raffigurate sembrano voler rompere quella barriera che normalmente è delineata dal foglio di carta, quindi sembrano uscire dalle gabbie e dalle vignette andando incontro al lettore, e questa è una cosa che apprezzo molto. A differenza del resto della narrazione, nel momento in cui si racconta e si disegna la parte onirica dei sogni di Vader, di Fenrir in questo caso, il disegno è molto più abbozzato, si vedono le linee del tratteggio, le linee della costruzione dei personaggi, sembra tutto fatto molto più a matita e i colori prendono toni del pastello. A differenza delle altre storie che ho letto, queste hanno delle tavole che usano poche vignette, poche, e quindi danno un respiro più calmo, più rilassato alla storia, con tempo pieno di dettagli. C'è quindi il consueto adattamento di Marco Ricompensa con le traduzioni di Luigi Mutti e il lettering a cura di Alessandro Benedetti. Questa trovo sia una squadra molto ben oleata che ci ha passato come un filtro, anzi senza filtri. Ci ha fruito quindi una storia densa, carica, soprattutto se si considera che questa è più un viaggio psicologico di Fener che un viaggio fisico. Questa quindi è la storia di Darth Fener e lo squadrone perduto, e questo è quindi anche quello che penso al riguardo. Ovviamente adesso voglio sapere voi cosa ne pensate, se l'avete letto, cosa vi è piaciuto e cosa invece vi ha disturbato in questa lettura. Fatemelo sapere con un commento, e se questa puntata vi è piaciuta mettete un mi piace qui sotto. Io vi ricordo che sono su Facebook, Twitter e Google Plus, ma mi trovate anche su Periscope, Instagram e Telegram. Ricordatevi di iscrivervi al canale e di accendere la campanella per poter ricevere le notifiche. Noi ci vediamo venerdì prossimo per una prossima puntata, sempre qui, sempre su Recenso, pronti a sfogliare nuove storie e a volare nel mondo della fantasia. Che la forza sia con voi!